Manifestazione mondiale del settore spaziale nel 2024 si terrà a Milano. Il capoluogo lombardo è stato incoronato per ospitare la 75esima edizione dell'International Astronautical Congress. Milano, grazie al forte sostegno del governo italiano e con il supporto del governatore lombardo Attilio Fontana e del sindaco meneghino Beppe Sala, ha battuto la concorrenza di Budapest, San Paolo del Brasile, Siviglia e Adelaide, venendo selezionata dagli oltre 400 delegati dell'Assemblea Generale dell'International Astronautical Federation, provenienti da 73 paesi del mondo e riuniti a Dubai dal 25 al 29 ottobre per l'edizione 2021 del congresso. Il comitato promotore che ha portato Milano al primo posto è capitanato dall'Agenzia Spaziale Italiana, dall'Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica e da Leonardo. L'arrivo dell'International Astronautical Congress a Milano è una vittoria del settore spaziale italiano, un risultato che premia le eccellenze di Milano e riconosce il ruolo di primo piano dell'Italia nella space economy globale, ricorda il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia. Abbiamo vinto, è un momento bellissimo. Ricordo quando abbiamo deciso come agenzia di imbarcarci in questa avventura, di presentare questa candidatura. Ci credevamo insieme ai nostri partner, alla IDAA, all'industria italiana, ovviamente col supporto del governo. È stato un bel lavoro di tutto il sistema paese, spazio. È un momento splendido per lo spazio italiano ed era, io penso che questa vittoria, il fatto di portare il congresso dello IAF a Milano nel 2024 abbia un valore ovviamente pratico, importante per il ritorno che darà al paese, ma anche simbolico. È un momento veramente straordinario per lo spazio italiano. L'importanza, la visibilità che il nostro paese ha nel settore è forte e in crescita, e quindi era giusto che questo evento venisse da noi, e faremo del nostro meglio adesso per fare tutto il percorso necessario per far sì che il congresso di Milano 2024 sia qualcosa di indimenticabile e di importante per l'intero settore mondiale dello spazio. Il motto scelto per lo IAC 75 è Responsible Space for Sustainability, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale su un uso più consapevole e responsabile dell'ambiente spaziale. Con la proliferazione del numero di missioni in orbita e l'emergere di grandi costellazioni composte da centinaia di satelliti, aumenta il rischio di collisione tra oggetti nello spazio. Questo non solo crea nuovi pericolosi detriti spaziali, ma potrebbe compromettere il corretto funzionamento dei sistemi satellitari da cui dipendono numerose attività della nostra vita quotidiana, dai servizi di telecomunicazione, trasporti, dal monitoraggio ambientale alla sicurezza. Un tema importante, rimarca Luigi Pasquali, coordinatore delle attività spaziali di Leonardo. Il tema che è stato scelto per Milano è quello della sostenibilità, uno spazio responsabile per la sostenibilità. È un grande tema, è una challenge globale che tutti dobbiamo affrontare, sul quale possiamo dare un contributo. Lo possiamo dare come sistema spazio per le tecnologie con cui operiamo, ma lo possiamo dare anche come sistema Italia, proprio perché abbiamo tutti gli elementi e vorremmo che in quel momento, in quella conferenza, saranno messi a disposizione per dare un contributo in questo settore. Quindi grande soddisfazione, grande impegno ora, perché ok, siamo stati selezionati, ma ora bisogna organizzarci e fare sicuramente il meglio possibile. L'edizione 2024 ruoterà anche intorno ai temi della diversità e dell'inclusività. Lo spazio è da sempre il luogo in cui diversi paesi, generazioni, generi e competenze sono cruciali per lo sviluppo, l'evoluzione, l'innovazione e la conoscenza dell'umanità. Sarà anche l'occasione per fare rete e per permettere a tanti giovani ricercatori di mostrare il loro lavoro, sottolinea Erasmo Carrera, presidente AIDA. Sarà un'occasione per i nostri studenti, per i nostri ricercatori, per presentare i migliori risultati delle proprie ricerche, per fare networking e per fare tante cose sulla diversity, sull'inclusione in generale di gente da paesi emergenti, organizzare dei progetti in questo senso e far sì che l'evento venga goduto dall'Italia intera
con eventi dedicati al cosiddetto public engagement. Queste saranno tutte le cose su cui noi lavoreremo per far sì che il congresso sia vissuto dall'intera nazione come un evento positivo e propositivo per gli sviluppi futuri. Lo IAC 2024 sarà ospitato dal Milano Congress Center, il più grande centro congressi d'Europa, con una capienza totale di 21.000 posti. Ad organizzarlo, gli esperti di AIM Group International. Per l'Italia sarà la quinta volta quale paese ospitante lo IAC. La prima edizione si tenne a Roma nel 1956 e ne seguirono altre tre, ancora a Roma nel 1981, a Torino nel 1997 e l'ultima a Napoli nel 2012.